Ciao a tutti amici, allora oggi voglio fare un esperimento con voi, io l'ho già provato e funziona, però vi voglio spiegare un po' una cosa. È un esperimento un po' lozzo, un po' diciamo tra virgolette schifoso. Cosa intendo? Praticamente prenderò un sacchetto dell'umido di casa, quindi all'interno ci saranno di tutto. Per esempio adesso c'è un sacchetto con dentro zucca, bucce di zucca, fondi di caffè, insomma, nocciole di pesca, noce pesca, noccioli di susine. Niente, noi cosa andremo a fare? Andremo praticamente a metterlo dentro un vaso, dopodiché ci butteremo sopra un po' di foglie, ci metteremo un po' di rumenta delle galline e poi lo lasciamo lì. Vedremo poi che la prossima primavera cosa nascerà? Di sicuro nasceranno varie piantine a nostra insaputa, cioè non so cosa potrà nascere. Può nascere albicocche, che non ce le ho messe, quindi non nasceranno. Possono nascere quindi noce pesche, pesche, susine. E poi non so, mio figlio ci ha buttato dell'uva, per cui potrebbe nascere dell'uva. Abbiamo buttato delle nocciole perché magari non si aprivano, non so come, erano piccoline, abbiamo provato a buttarle dentro. Insomma, vediamo cosa poi nascerà. Nel frattempo apriamo intanto le nostre galline che hanno voglia di uscire e poi vi faccio vedere appunto questo esperimento. Ah, scrivetemi anche voi nei commenti se avete già fatto, insomma, delle paciugate del genere, del tipo prendere il nocciolo, buttarlo nel vaso e avete visto che poi la piantina è nata. Certo, nasce il selvatico, però come vi ho fatto vedere il pesco, albicocche e susino, insomma, di selvatico, se vi va bene riuscite a mangiare qualcosa, anche tanto. Buona visione! Eccole queste due gallinelle, la Blue Bear e l'altra erano. Sono rimasta a dormire insieme alle nostre anatre. Intanto apriamo qua. Vai! Fuoco alle micce! Vai subito il galletto. Ecco l'altro, la gallinella araucana. Via, dai, su, fuori. Eccolo qua, il mitico Gastone. Vai, vai, andate su. Se mi vedono che sono a trafficare dentro il vaso, poi arrivano anche loro a scassare. È già al lavoro, Zorro, bravo, lavora bene, mi raccomando. Un po', un po', un po', un po', Gastone. Dai, questo è Cocò. Ecco, lei ha già fatto la sua muta, infatti è, mi sa, l'unica gallina che mi fa l'uovo. Vai, dai. Vai, andiamo anche qua in basso. Ecco la fanui. Benissimo, dai. Ecco qua la paciugata che mi dice, ah, c'è anche i semi di pomodori, poi vedete, bucce di uova, ma potremo, possiamo anche lasciarlo. L'unica cosa, se troviamo della carta, che l'ho già vista, quella va tolta. Quella è mio figlio che fa delle paciugate. Va bene, adesso la rumiamo un attimino con un bastoncino, la togliamo e poi siamo pronti. Allora, questa è tutta la rumenta che abbiamo tolto. Ah, qui forse c'è dell'uva ancora. Quindi qua si può buttare. Guardiamo. Sì, esatto, c'è dell'uva. Allora, dai, gliela diamo. Intanto, come ho detto, come vedete, loro sono a pappare. Dai, vai a buttarla, vai. Vai, tieni. Mangia quella lì. Ora arrivano anche le altre. Benissimo, allora, vi faccio vedere. Abbiamo appunto dell'uva, zucca, poi c'è qualche noce sicuramente,
di quelle nere, poi abbiamo i semi di pomodoro, questa è plastica, via. Ok, dai, è tutto a posto. Adesso andiamo a mettere delle foglie, qualche nocciola, ah, eccolo qua, benissimo. Andiamo a buttarci delle foglie ora. Diventa un bel, bello carico di... Ecco, io direi stop. Adesso poi ci mettiamo appunto un po' di cacchetta delle nostre galline. Tanto sono tutte uscite. Andiamo appunto a pulire il pollaio, poi buttiamo qua. Non ce ne mettiamo tanto perché è già bello carico, poi vediamo più avanti se mai. Ecco. Tanto poi col tempo matura e praticamente è un bel vasetto carico di concime. Ok, io direi che basta. Adesso bisogna solo aspettare parecchi mesi. Non credo faccia qualcosa nell'immediato perché è tutto sotterrato. Ok, guardiamo insieme poi cosa succederà. Ciao a tutti e scrivetemi appunto nei commenti se è un video interessante, se siete curiosi di vedere cosa nasce e qualsiasi altra cosa. Mi sa che da qui lo devo togliere perché sennò le galline mi ci vanno a razzolare. Ciao a tutti.